Grazie Santarelli, io la giro immediatamente ad Amedeo Goria che ha seguito Lazio-Campobasso. Sì, la Lazio batte il Campobasso 2-0, ma conferma la sua vocazione alla sofferenza. Contro il Licata, infatti, aveva impiegato ben 67 minuti prima di segnare il primo gol. Stasera, contro il Campobasso, ne ha impiegati addirittura 70. E a infilarlo è stato Di Cagno, un ragazzo semi sconosciuto, un prodotto del vivaio biancazzurro, che è stato davvero il protagonista della serata. È stata una partita che sarebbe piaciuta forse al ministro Ferri, gara a senso unico e a velocità ridottissima. E la Lazio comunque è sempre stata all'attacco, quindi ha strameritato il successo. Il Campobasso ha fatto pochissimo, ha sempre agito in fase di contenimento. I migliori fra i romani, oltre indubbiamente a Di Cagno, è piaciuta l'intraprendenza dell'uruguaggio Rubén Sosa. Fra i molisani, bravi, validi almeno come impegno, Bianchi, Moro e l'indaffaratissimo portiere Nunziata. Ma vediamo subito le immagini montate da Roberto Santini e che testimoniano per appunto questa offensiva continua da parte della Lazio. Qui ecco un primo tiro di Sosa, respinta di Nunziata e De Zotti riprende ma chiude fuori. Poi bella manovra biancazzurra con appoggio di De Zotti per Mura, esterno destro, Nunziata blocca a terra. Discesa disclosa, lo vediamo sulla destra, ma Piscedda sbaglia, poi riprende Sosa. Scocca il sinistro ed è palo sulla destra di Nunziata. Riprende Piscedda e spara ancora alto. Nell'intervallo i due tecnici, Materazzi e Rivellino, consultano forse la luna che osserva lo stadio Flaminio dall'alto e spediscono in campo progressivamente Acerbis, Di Cagno, Parlato, Ciericola e Rizzolo. Marino però in corna alto in questa occasione. Mentre l'uruguaggio Sosa sfrutta due retropassaggi, due errori, ma conclude come vedremo sull'esterno della rete. Quindi, dopo questa torre di muro, De Zotti riesce a svincolarsi, ma Nunziata è bravissimo e lo mortifica così. Al 25esimo il gol della liberazione laziale. Guardate come Di Cagno è intraprendente, è abile, disinvolto e batte così Nunziata. Esulta giustamente il giovane ragazzo biancazzurro di Materazzi. Arriva anche il primo vero tiro in porta del Campobasso, lo sferra Bianchi, ma Martina è sicuro in due tempi. Infine il raddoppio da Sclosa, ancora a Di Cagno, che giochetta così contro gli avversari, rovesciata, passaggio di Rizzola appena entrato e De Zotti scocca questo tiro dal basso in alto ed è 2-0, il primo gol al Flaminio di De Zotti. Si infortunerà poi purtroppo Di Cagno, comunque pare nulla di grave, solo una lieve distorsione. 2-0 della Lazio, a te Fabrizio. Bene, grazie Goria, noi chiudiamo il terzo girone.